artisti, presente Pasquale Di Matteo, che è un critico d'arte, che ha organizzato questa mostra riguardo ad uno dei personaggi più, direi, critici del secondo dopoguerra. Innanzitutto grazie a tutti di essere presenti, grazie al sindaco che ci onora chiamando l'istituzione, non capita spesso in realtà e quindi molto bravi anche gli organizzatori. Ringrazio il professor Genese per averci ospitato, per aver organizzato, lui che ha curato questa mostra da me ideata, ed è una mostra che, come dicevo poc'anzi a qualcuno, è una mostra che sto portando in giro per l'Italia, ho toccato tante di Roma, Bari, sarà Firenze, sarà prossimamente ancora Bari e poi a Trempoli, e anche a Gattinara, insieme a Roma e Firenze, ha questa predominanza in quanto è una mostra a numero chiuso, mentre le tappe marine, come le ho chiamate, all'interno di Bari sono aperte un po' a tutti, sono classici luoghi di turismo. Ma perché ho voluto portare Pasolini? Lo scorso anno portai Dante, fu una cosa anche abbastanza inflazionata perché Dante è stato portato un po' da Dante. Quest'anno ho scelto Pasolini perché viviamo un momento in Italia abbastanza particolare e è un momento in cui secondo me manca tantissimo una figura come Pasolini, che fu appunto una figura molto critica e molto coraggiosa. Oggi mancano proprio quegli intellettuali capaci di avere il dubbio. Il dubbio, noi sappiamo, da Cartesio è proprio la forma minima ma anche massima dell'intelligenza. Una persona che pensa di avere ogni verità o che ascolta solo la verità non dimostra certamente di essere intelligente. Oggi manca Pasolini. Pasolini, come dicevo prima al sindaco, chiedeva quale fosse il filo conduttore di questi artisti e quale fosse il collegamento con Pasolini. Proprio il messaggio. Vedete che ci sono tantissime opere, per lo più astratte, opere di forma, opere di concetto, addirittura abbiamo delle fotografie. Questo perché? Perché qua abbiamo dei futuri studenti. L'arte, in realtà quando si parla di arte, a mio avviso si sbaglia, si dovrebbe parlare di arti, perché c'è una storia dell'arte che inizia con l'uomo e finisce quando è nata la macchina fotografica. Poi c'è una storia dell'arte diversa, secondo me migliore, più matura, anche se si è perso tantissimo di capacità tecnica, ovvio, però secondo me migliore, dalla vetro, dalla macchina fotografica in avanti. Questo perché? Una volta i pittori, ovviamente, se noi studiamo la storia dell'arte, dall'Ottocento andando a ritroso nei secoli, chiaramente prevale sempre l'arte, c'è solo il figurativo. Ma per quale motivo? Perché un tempo il pittore era anche artista, non lo so, era un pittore tecnico, sì, era bravo. Perché? Perché doveva essere per forza bravo. Perché il pittore doveva fare quello che oggi fanno i fotografi. Poi 100 anni fa avremmo avuto agli angoli di una sala, un momento come questo, almeno due pittori che avrebbero dipinto le scene per avere un ricordo. Oggi abbiamo più pittori per fare questo, abbiamo tanti dispositivi elettronici. Perciò che cosa succedeva? Che un tempo il pittore lavorava soltanto con due committenti, lavorava con gli aristocratici che volevano il ricordo di un genitore, del figlio, di una scena in una particolare dimora. Oppure con la chiesa. Nella chiesa bisognava affrescare le chiese pure le pareti e giustamente con le scene bibliche il prete e la diocesi pretendevano che una figurazione, una figura di un uomo, di San Giuseppe piuttosto che della Madonna, rappresentassero una donna. Iperrealismo quasi. Se ci fosse stato un Picasso che avesse fatto un'opera cubista, naturalmente per ovvie ragioni. Tra l'altro, poi ancora fino all'Ottocento, poi si è passati a, diciamo,
soprattutto le, quelle medievali, venivano affrescate direttamente sui muri, sulle pareti. Ma perché? Perché non solo per renderle belle o gradevoli, ma perché le persone erano per lo più analfabete. Erano un po' gli affreschi sulle pareti delle chiese, fungevano un po' come le Bibbie illustrate oggi. Le prime chiese cristiane, noi rispondiamo, Bibbia di Pietro, che ricordo. Ah, ho preso incontro Pietro. Quindi, il problema cos'era? Che diciamo che fungevano un po' come oggi le Bibbie illustrate per i bambini. Ma perché si compra una Bibbia illustrata per un bambino? Che bambino? All'asilo non sa leggere. E quindi diciamo che le chiese, gli affreschi, raccontavano, andavano a enfatizzare quello che era la parola di Dio espressa dal prete ammesso, altrimenti le persone non potevano leggersi. Non sapevano leggere. Quindi diventava, il pittore diventava fondamentale, chiaramente doveva essere bravo. Se io chiamavo un pittore che suggesse mia moglie un pittore, volevo che facesse la foto. Non volevo che facesse la sua versione, non me ne fregava niente della sua versione. Chiaramente ecco perché. Questo non vuol dire che non fossero bravi, che non avessero idee di fare informare, ok. Semplicemente non avevano né l'occasione né vivevano in un'epoca che li avrebbe capiti, neanche c'era il motivo di farlo. Perché poi si è arrivati a farlo? Perché quando si studia storia dell'arte, no? C'è sempre quella diatriba, ma era più bravo Van Gogh, era più stato più grande Picasso. Diciamo che sono tanti grandi, io preferisco addirittura tanti tedeschi per il messaggio che portavano, Otto Dix, George Gross. Però per esempio è innegabile che Picasso e Van Gogh, ciascuno a suo modo, sono stati forse i più grandi di tutti, senza dimenticare Leonardo, però diciamo di quelli moderni. Per me Picasso è più grande di tutti perché la sua grandezza, innanzitutto tecnicamente era un'altra cosa, ma non c'è dubbio. Ma al di là della tecnica, Picasso ebbe la grandezza di capire che con la macchina fotografica il pittore doveva fare altro. Da lì nasce, dalla macchina fotografica, noi abbiamo oggi la possibilità di vedere tanti artisti diversi che mi possono dire a me piace fare queste cose. Immaginate nel 700 uno che avesse presentato un'opera del genere, non sarebbe stata capita, sarebbe stato come negli anni 60 i Maneskin a Sanremo, per intenderci, no? Sarebbe stato solo rumore, avrebbero detto, no? Pensate ai Metallica nel 1940, è la stessa identica cosa. Quindi che cosa, questo per tutto questo ippone sintetico, per arrivare a che cosa? A Pasolini. Pasolini perché è grande? Come dicevo prima a qualcuno, Pasolini anzitutto è un artista a 360 gradi, ce ne sono pochi al mondo, non soltanto in Italia, che sono stati bravissimi in tutto e in tante arti diverse, autore di poesie, qualcuno anche canzone, libri, romanzi, era uno scrittore dalla penna veramente intelligente, intelligente, scenografo, sceneggiatore, persino pittore, ed eccelleva in tutto. Ma qual era il suo grande comune denominatore? Un grande messaggio. Era un artista perché tutto quello che Pasolini ha detto arriva, aveva qualcosa da dire. E la stessa cosa è il pittore. Quando è che un pittore diventa un artista? Qualunque sia il genere che fa, dal figurativo al concettuale. Quando un'opera dice qualcosa. Perché noi, quando studiamo la storia dell'arte, soprattutto quelli del Novecento, quelli classici abbiamo visto a cosa servivano. Servivano al ricordo prevalentemente, perché su Leonardo ci sarebbe da fare tutti del professore che poi vi farà tanta storia, e non solo su Leonardo. Ma su quelli del Novecento, noi quando li studiamo, se voi studiate appunto come citavo prima Otto Dix, Gross, voi studiate tutta la storia di come e perché è nato il nazismo in Germania, attraverso le opere di questa gente qui, non è soltanto Kandinsky, Chagall, Basquiat, studiate il razzismo in America, cioè veramente sono i messaggi, ecco dove è la grandezza di un pittore. Quando un pittore è un artista, è come quando un cantante è un artista. Qualcuno mi dice una volta, ho detto ma Vasco Rossi non sa cantare, Bocelli è più bravo, per carità, sta parlando di due grandi. Il problema cos'è? Detto francamente non ho un disco, né di Bocelli né di Vasco Rossi, di Bocelli li reputo grandissimi, per gusto personale preferisco altro. Eppure Vasco Rossi ovviamente non può mettersi a paragone con Bocelli, tecnicamente sia come voce non c'è paragone.
Però vogliamo parlare delle canzoni Vasco Rossi, vogliamo parlare dei testi di De André, che non mi sembra fosse sto grandissimo cantante. Cioè, voi potete prendere Mina, ma se non c'è una grande canzone, che cosa canta? Prendete un pessimo cantante che dice delle cose serie in un testo e voi avete una grande canzone. Poi magari, certo, se mettete insieme, qua ci vuole, se uno ha qualcosa da dire e ha anche una tecnica per dirlo meglio, però ecco, la tecnica deve essere lo strumento per veicolare un messaggio, non deve essere che io dimostro di essere un artista perché so fare le cose bene. Ok, ma che cosa fa? Che cosa dice? Poi è arrivato anche un artista, Valeria Di Sarto. Allora, quindi ecco qui quello che io ho scelto degli artisti che abbiano un messaggio da dire, abbiano un messaggio da proporre, un messaggio soprattutto che come Pasolini vada in direzione di enfatizzare quello che è la società. Adesso però brevemente presenterò un po' tutti gli artisti, anche se ce ne sono solo due presenti, ma io per correttezza presento sempre tutti, anche quelli che non sono assenti. Tra l'altro sono 8, cercherò di essere breve e di non andare a pesantire troppo. Avevo anche degli attestati, quindi visto che ci sono gli artisti partirei magari dalle due presenti. Ok. Allora, Daniela Mussolino, l'artista si fa. Tanto lo presento quest'altra. Io quando faccio gli eventi do sempre una critica personale agli artisti, perché sembra davvero che gli artisti investono per fare gli eventi e mi sembra assolutamente legittimo e quantomeno si perde del tempo a dire uno che cosa a scrivere mentre ci va, quindi non lo faccio, quello che si dice. Daniela Mussolino è un artista che viene da un'accademia, è un artista che si è fatta da sé negli anni, è un artista che è un artista delle emozioni. L'artista che in questa mostra ha voluto portare un quadro che si rifà, diciamo, a motivo di pace per quanto stiamo vivendo in questo periodo, e un altro invece dove c'è una donna, perché lei ha due figure importantissime nella sua arte, che sono le donne e i ballerini stilizzati. Qui non ha portato un ballerino stilizzato, mi ha voluto fare un dispetto perché mi piacciono tutti i ballerini stilizzati, ma vabbè. Peculiarità di Daniela Mussolino è il colore rosso che quasi sempre quando vado in giro sento rosso passione, mi viene l'orticaria, perché il rosso poverino ha tantissimi di quei significati bellissimi che però vanno collocati all'interno dell'opera, del perché. La passione quasi mai c'entra qualcosa, però siccome va uno stereotipo che sta bene in bocca a tutti, allora tutti lo utilizzano. In realtà qui il rosso è un rosso di romanticismo, che quando si conosce bene Daniela Mussolino, si ha la fortuna di poter conversare con lei alcune volte, si capisce che è una genuinità che lei porta. Lei è un'artista che porta la gioia del vivere e vorrebbe trasmetterla a tutti, cerca di portare quello che è la normalità, anche attraverso i suoi ballerini stilizzati. Vi invito ad andare a vedere le sue opere, sono opere veramente semplici, non male, semplici, ma sono opere che dicono alla gente proprio balliamo sui problemi. I problemi li hanno tutti, chi più chi meno, ma certamente se andiamo ad enfatizzarli e a pensare sempre ai problemi diventano molto più pesanti di quelli che sono. Daniela Mussolino.